Buona domenica. Siamo giunti alle solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, che segna la fine di questo anno liturgico. Giungiamo quindi a tirare le somme di un percorso fatto di incontri, di parabole, ma anche di scontri e polemiche, che ci ha accompagnato di domenica in domenica attraverso il racconto dell'Evangelista Matteo. La parabola del giudizio finale rappresenta infatti le ultime parole dell'ultimo grande discorso di Gesù nel Vangelo secondo Matteo. Tutto mirabilmente confluisce in quest'ultima parabola, come una grande sintesi di tutti gli insegnamenti di Gesù. Il cuore di questa parabola è la misericordia, la carità, l'amore. Questo è il messaggio del Vangelo. Discorso iniziato con le beatitudini, immagine di Cristo e modello per ogni discepolo, e che culmina come una grande inclusione con le opere di misericordia, che sono al centro della parabola del giudizio finale. Al termine della nostra vita il Signore ci farà solo una domanda: hai amato? Ascoltiamo allora il Vangelo di questa solenne domenica. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, straniero, o nudo, o malato, o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Il primo aspetto che emerge da questa gloriosa scena descritta nella parabola che abbiamo ascoltato riguarda certamente la figura del Figlio dell'uomo. È lui, il Signore del mondo e della storia, proprio lui, che è stato rifiutato e crocifisso, figura profetica di un'umanità nuova. L'uomo ha crocifisso la misericordia di Dio, ma l'amore non può essere sconfitto, perché è quel Dio eterno che porta a compimento il suo progetto di comunione universale. È Cristo, il Re dell'Universo, vittorioso sull'odio e sulla morte. Dopo la prima scena, dove viene descritto l'ingresso trionfale del Signore nel mondo, avviene una separazione. I popoli vengono divisi in due gruppi. Che cosa determina questa separazione? Non l'appartenenza a una nazione, a un'etnia, a una categoria sociale, ma unicamente il fatto di aver speso la vita usando misericordia verso i fratelli più piccoli del Signore.
Questa famosa scena apre a molte riflessioni. Innanzitutto, in continuità con le precedenti parabole che abbiamo ascoltato nelle scorse settimane, c'è una separazione tra chi opera secondo il progetto di Dio e chi rifiuta di seguire Cristo. Vivere la misericordia significa fare proprio il Vangelo, operare concretamente secondo la logica di comunione e di fraternità. La distinzione riguarda chi ama come Gesù e chi invece si chiude nell'egoismo e nell'interesse privato. In risposta ad una cultura occidentale sempre più relativista e liquida, sempre più centrata sull'individuo e sempre meno capace di cogliere l'assoluto, il Vangelo annuncia che esiste una verità per l'uomo, che esiste il bene, che esiste anche il male, che il senso della storia è andare incontro al Cristo, Re dell'universo. L'amore per il Vangelo è qualcosa di molto concreto, si dà nelle opere che dicono una relazione e una comunione reale. Per questo anche la fede deve essere qualcosa di molto concreto, un aspetto che segna e plasma la nostra esistenza non solo a livello di coscienza, ma soprattutto a livello di scelte. Gesù stesso afferma che amare è il primo comandamento, la cosa fondamentale che Dio desidera per l'uomo. Amare Dio e amare il prossimo è l'essenza dell'uomo fedele a Dio. Ma come si fa ad amare veramente? Cosa significa amare Dio e il prossimo? L'Evangelista Matteo ritrae la figura di Gesù proprio a partire dalle beatitudini, da quell'amore che è comunione, impegno e sacrificio quotidiano che ha come finalità la relazione. Solo guardando Cristo si ha un modello di amore vero. L'uomo sarà quindi in grado di amare solo quando amerà come Dio. Se questo sembra una pretesa troppo elevata, è Dio stesso che viene in soccorso dell'uomo. Attraverso lo Spirito che Egli ci dona, siamo resi capaci di amare come Dio, perché uniti intimamente con Lui. Possiamo amare come Dio perché amiamo con Dio. La comunione con Dio è quindi il presupposto per ogni vera comunione con i nostri fratelli e le nostre sorelle. Amare il prossimo deriva quindi dall'amore che Dio per primo mi dona. Il Vangelo quindi ci rivela che amare non è solo un gesto esteriore, ma qualcosa che riguarda la nostra natura. Dio è amore e Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza. La verità dell'uomo si trova quindi in quella relazione di amore per cui è stato creato. Amare, in ultima analisi, è far sì che Dio agisca in noi. È qui, su questo punto, che troviamo la radice soprannaturale, divina, del Vangelo. Il Vangelo non è un manuale di etica, ma rivelazione della verità più profonda che rende ragione del senso dell'uomo. Per questo Dio chiede all'uomo se ha amato, se ha cioè vissuto secondo la verità per cui è stato creato. Il giudizio espresso nella parabola riguarda le opere compiute. La fede cristiana si rivela nella carità. Infatti, l'insegnamento, la missione, tutta la persona di Gesù vuole rivelare il volto di Dio che è misericordia. L'uomo viene giudicato da Dio in base alle opere, opere di misericordia, in base alla carità. E ricordiamo che San Paolo nella prima lettera ai Corinti dice che senza la carità non sarei nulla. E quindi la carità, l'amore, che rende vera l'esperienza umana. Trovo sempre molto interessante il fatto che tutti i popoli rimangono stupiti dal giudizio di Dio, si trovano spiazzati da quello che il Signore dice. Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Sembra che l'uomo non sia capace di riconoscere il volto di Dio nella sua quotidianità. Il Signore rispose:
In verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Dio si identifica non solo con il più piccolo, ma in particolare con l'amore vissuto, con quella comunione messa in atto, con quella realizzazione di carità che l'uomo è stato in grado di vivere. Dio è nella relazione profonda di amore che siamo in grado di testimoniare, di incarnare nella nostra quotidianità. Il cristiano, se accoglie lo Spirito Santo e vive secondo il Vangelo, è davvero figura di Cristo nel mondo. E allora la missione e la testimonianza della Chiesa non è altro che far sì che Cristo continui ad abitare nella sua Chiesa attraverso di noi, attraverso i nostri gesti, attraverso quella carità che Lui per primo ci permette di vivere in virtù dello spirito di amore che ci ha donato. Allora il senso della storia, di ogni storia, ma anche della storia del mondo, della storia dell'umanità, della storia della salvezza, sta proprio in questa comunione che Dio cerca di realizzare con l'uomo fin dalla fondazione del mondo. Il senso della vita dell'uomo, di ogni vita, è proprio di vivere nella relazione di amore con Dio. Dio per primo ci offre questa comunione. Allora, quello che l'uomo è chiamato a fare attraverso Cristo è riconoscere questo amore e viverlo fino in fondo. Un amore vero, un amore non esteriore, ma un amore che rende ragione della verità più profonda di ciò che siamo. Solo amando realizziamo noi stessi. Questo è il cuore del messaggio evangelico, questa è la misericordia che è Dio. E allora, se viviamo secondo questa misericordia, saremo in grado di trovare anche la verità di noi stessi, di trovare la gioia piena e la realizzazione della nostra vita. Tempora bona venia, Pax Christi.